Come recita il titolo della nostra trasmissione, Lo sportello del cittadino, noi cerchiamo di andare incontro alle esigenze del cittadino e quindi lanciamo una serie, un'iniziativa. Nel momento in cui i cittadini avessero delle difficoltà, riscontrassero qualcosa che non funziona in ambito sanitario, dalle liste di attesa a qualsiasi altro aspetto, noi creeremo un filo diretto col direttore generale dell'ASL, l'avvocato Stefano Rossi, e il suo staff, proprio per dare risposte alla cittadinanza in un'ottica costruttiva. Questo ci può essere di grande aiuto. Dal basso le cose tante volte riescono meglio. Il controllo sociale è fondamentale. La pubblica amministrazione siamo noi, i cittadini sono la pubblica amministrazione. Il dipendente non è altro che un utente, l'utente deve guardare al dipendente come un suo civil servitore e la pubblica amministrazione è a disposizione di tutti. Quindi mi raccomando, rivolgete le vostre richieste, segnalate ciò che non funziona, noi ci impegneremo per tentare di risolverle. In un'ottica proprio di crescita, perché sarebbe facile sparare sugli enti, sparare sull'ASL, invece noi vogliamo affrontare il problema. Il problema non è il nostro scopo non è demonizzare il soggetto X o il soggetto Y, ma presentare il problema e venirne fuori, o almeno cercare di venirne fuori. Certo, e questo ci può essere di grande aiuto. L'occhio nostro non può arrivare dappertutto, quello dei cittadini ci può essere d'aiuto. E allora li avete in sovrimpressione tutti i riferimenti, basterà contattarci. C'è poi il numero di telefono, il mio personale, che è pubblico, 339-240-4240. Chiamate e ci metteremo in contatto con l'ASL per qualsiasi tipo di segnalazione.